Arbusto tenace aggrappato alla roccia in bilico sul crinale, Savoia di Lucania è una sentinella guardia della Valle del Melandro. Negli stretti vicoli del borgo che sfidano la vertigine si innalzano campanili e palazzi austeri come naturale prolungamento della roccia su cui poggiano. È un luogo dove storia e religione sfumano dal racconto orale a rappresentazione artistica, lasciando ai colori l'intensità della memoria. Memoria che si fa museo, con l'importante collezione appartenuta a Vittorio Vernotico, che raccoglie circa 40.000 reperti datati tra il 1915 e il 1945, dall'inizio dell'avventura italiana nella vittoriosa Grande Guerra al termine del Secondo Conflitto Mondiale. Nelle teche sono conservate medaglie, monete, ritratti, sculture e cimeli di vario tipo risalenti in larghissima parte al ventennio fascista. L'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Dalle riviste e giornali che tramandano la cronaca del tempo, alle divise che bisbigliano racconti di illusioni mutate in dolore. Alla storia della nazione si contrappone quella di un singolo mosso da ideologie repubblicane nel periodo post-unitario, Giovanni Passannante, un giovane salviano trasferitosi a Napoli per lavoro e che attentò alla vita del re Umberto I il 17 novembre del 1878. Catturato e rinchiuso a Portoferraio, nell'isola d'Elba, in una piccolissima cella, nel 1889 fu trasferito al manicomio criminale di Montelupo Fiorentino, presso Pisa, dove morirà a 61 anni il 14 febbraio del 1910. In esclusiva per il Museo Salviano è stato realizzato un film documentario sulla vita di Giovanni Passannante in visione presso lo stesso museo. Savoia di Lucania è un luogo dove la vertigine del tempo si inchina alla memoria che espone i suoi moniti.